Buongiorno, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui con un What I Eat in a Day. È veramente da, penso 1000 anni che non faccio più un video del genere. E queste clip sono state appunto registrate quest'estate. Devo dire che generalmente non mangio proprio così caldo e tutto quanto, diciamo che mi sono concessa di mangiare poco e comunque a mio parere anche cose abbastanza fresche. Ero in una fase in cui controllavo abbastanza la mia alimentazione, specialmente quest'estate, dato che ho anche perso 2 kg allenandomi tutti i giorni. Partiamo dalla colazione. Se mi seguite da tanto tempo lo sapete che io di solito durante la colazione non mi manca mai comunque il mio latte vegetale con il caffè. In questo caso però, con il caldo che c'era, ho optato per, penso, una settimana e passa a bere succo di mirtillo. E poi ovviamente però il caffè è immancabile, purtroppo, dentro la cialda, vabbè, me lo facevo, insomma. Lo so che è abbastanza uno spreco, anche perché appunto queste cialde, specialmente di questo modello, di questa macchinetta, purtroppo non si possono riciclare. Invece, per quanto riguarda proprio mangiare, insomma, cibarmi, sicuramente questi biscotti qui sono quelli che io adoro in assoluto. Sono del marchio appunto Misura, e se siete ipotetici allergici a, che ne so, frutta secca, cose del genere, state ben attenti. Però per chi non ha particolari allergie, sono veramente buoni 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 buoni. E niente, qua a dire la verità spendevo un po' di tempo per rispondere a voi, stare un po' su Instagram, rispondere più che altro magari anche su WhatsApp alle mie amiche. Ho optato appunto per una settimana e passa per una colazione del genere, mi sono veramente trovata molto ma molto molto bene. Qua non lo faccio vedere, ma oltre a questo di solito mi facevo anche 2 litri di tisana da bere diluiti, insomma, in tutta la giornata. Per pranzo, in questo caso qui, dato che uno, non avevo voglia di cucinare, due, faceva troppo caldo per cucinare, ho optato per un semplice frullato. Vi consiglio, specialmente, vabbè, ormai adesso forse no, però secondo me ci può ancora stare un frullato, insomma, con il caldo. Dipende, insomma, dalla frutta che ho in casa, però generalmente, se noto che i mirtilli e specialmente le banane si stanno per, insomma, che sono troppo mature e stanno per marcire proprio letteralmente, di solito congelo tutto. E per esempio in questo caso qui avevo le banane congelate, ho aggiunto lo yogurt, potete aggiungere il latte, insomma quello che volete, mi sono fatta questo frullato. Oltre ai mirtilli e le banane, se non mi sbaglio, qui c'erano anche le albicocche, e credetemi, cioè 500 ml di frullato fanno, vi riempiono, cioè perlomeno a me aveva riempito. Per cena invece anche qui sempre qualcosa di leggero. Più che altro questo What I Eat in a Day è per coloro che veramente odiano dover cucinare da soli. Questa è una cosa che io detesto abbastanza, soprattutto se devo cucinare per me. Qua volevo fare una specie di esperimento che avevo visto su Facebook o su Instagram, forse più su Instagram, di questo, insomma, uovo all'occhio di bue dentro il toast, e stavo cercando di affossare un po' il pane appunto per fare la sagoma, per schiaffarci dentro l'uovo, ma poi non è venuto, infatti è venuto uno schifo. Infatti poi alla fine si è cucinato tutto, perché a me l'uovo piace anche bello semi crudo, insomma, però vabbè, pace. E niente, infatti nelle clip si vede proprio che a un certo punto proprio l'albume fuoriesce direttamente dal toast. Oltre ovviamente a farmi, insomma, questo toast, a volte, specialmente la sera se non avevo voglia, mi facevo appunto queste insalatone. Io faccio insalate generalmente molto semplici, se so che abbino il tutto con un po' di pane o l'uovo, e o l'uovo. In questo caso appunto avevo messo mozzarella e
pomodorini e tonno, però volendo, se mangiate appunto solo insalatona, ovviamente potete arricchirla come vi pare piace, insomma. C'è gente che magari mette, che ne so, la frutta secca anche dentro, o comunque fa insalate molto più elaborate delle mie. Tendenzialmente sono una che tende a mettere non troppe cose, perché poi dopo un po' non mi piace. Al massimo metto il pollo, il petto di pollo proprio fatto ai ferri. Qui i pomodorini li avevo tagliati già dalla sera prima, ho detto li uso perché sennò va a finire che fra 3 giorni li devo buttare, insomma. E niente, insomma, questo qui era il mio what I eat in a day. Io spero tantissimo che questa tipologia di video, insomma, vi sia piaciuta. Fatemelo sapere all'interno di un commento e fatemi sapere soprattutto se siete interessati a una cosa, a sapere effettivamente come io sia dimagrita di 2 kg durante il mese di agosto. Ho regolato tantissimo l'alimentazione e questo è un palesissimo esempio, e poi mi sono allenata ovviamente ogni giorno per circa 16 giorni abbastanza assidui, devo essere sincera. E niente, se vi è piaciuto lasciate un pollicino in su, io vi mando tanti baci, noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!